Massimo Magni, presidente Tennis Club Finale Emilia. Questo è un tennis club che è nato nei primi anni 70 e si è evoluto in questi ultimi 40 anni creando e costruendo con le proprie risorse, prima un campo, poi due campi, e nel tempo siamo arrivati ad avere questi due bellissimi campi coperti. Io sono il successore di un gruppo di soci fondatori che hanno partecipato inizialmente con le loro proprie risorse anche personali e frutto della loro passione, e tutto questo siamo riusciti a conservarlo in un periodo di tempo non indifferente, perché 40 anni non sono pochi, riuscendo a gestirlo. Ultimamente abbiamo avuto un rilancio dei nostri associati grazie anche all'ingresso di nuovi soci. Io curo prevalentemente la parte amministrativa e istituzionale, i rapporti con le istituzioni, e questi nuovi ragazzi che sono entrati hanno dato molta ma molta energia a tutte le nuove manifestazioni del genere sportivo, agonistico. Facciamo un torneo FIT che è giunto alla 44esima edizione a livello nazionale. Facciamo anche molte attività agonistiche con le squadre all'interno del nostro club. Golinelli Roberto, parlo in qualità di direttore sportivo del Tennis Club Finale Emilia. Abbiamo organizzato per la prima volta nella nostra storia una 24 ore. La 24 ore consiste nell'iniziare le partite alle ore 19 e finire alle ore 19. Parteciperanno circa una cinquantina di atleti e non. Si faranno anche delle partite con i ragazzini della scuola SAT, dei doppi misti, e si cercherà di fare una cosa più ricreativa che agonistica in questo caso. E l'età si va dai bambini di 10 anni fino alle persone over 60, verranno mescolati fra di loro. Le provenienze principalmente sono giocatori del nostro circolo. La prima ora sarà giocata da me come vicepresidente, oltre che direttore sportivo, il maestro del circolo, e sfideremo la maestra del circolo di San Felice con il presidente del San Felice. Questo perché nasce una sorta di gemellaggio fra i due circoli. Umberto Dell'Aquila, sono il direttore tecnico della scuola tennis di Finale Emilia. Abbiamo una scuola tennis di ben 60 allievi dai 5 ai 18 anni, ovviamente sia maschi che femmine, e sono numeri secondo me piuttosto rilevanti per una realtà come Finale. Facciamo corsi invernali che vanno dal mese di ottobre al mese di maggio e corsi estivi che si stanno concludendo in questi giorni, quindi dai primi di ottobre noi inizieremo l'anno accademico 2016-2017 e invitiamo tutti i ragazzi e le ragazze a iscriversi per una frequenza che sia di almeno due volte la settimana, ma può essere considerata anche una frequenza monosettimanale per chi abbia problemi di studio o di altre attività. Abbiamo anche una scuola tennis relativa agli adulti con dei corsi serali molto seguiti, e all'interno di questa attività didattica vengono organizzate manifestazioni agonistiche barra promozionali. Quindi c'è la possibilità di competere anche a un livello per ragazzi e ragazze che siano un po' alle prime armi, fino ad arrivare a competizioni nazionali sia a squadre che individuali. Riusciamo a coprire dai piccolissimi dell'avviamento del mini tennis fino all'attività degli adulti. Paolo Alberti Pezzoli, sono il titolare dell'azienda Attiva Costruzioni. Siamo sponsor assieme a BCR della prima edizione delle 24 ore tennis Finale Emilia. La realtà del circolo di finale è chiaramente quella che vediamo. L'aiuto che possiamo dare va dal piccolo aiuto economico fino alla disponibilità nell'organizzazione, in tutto quello che fa parte della gestione dell'evento. Sandro Palazzi, sindaco di Finale Emilia. È una bellissima iniziativa che naturalmente ha carattere sportivo e quindi coinvolge tantissime decine di appassionati di tennis. È una cosa nuova, credo che sia proprio come capiti a fagiolo in questo periodo in cui il clima è perfetto per sostenere questo tipo di iniziative. È una cosa che è organizzata molto bene il Tennis Club di Finale Emilia. Lorenzo Biagi, vice sindaco e assessore allo sport. Queste sono manifestazioni che riempiono di orgoglio la città, perché dimostrano come un paese di 15.000 abitanti come Finale Emilia possa sviluppare talmente tante competenze anche dal punto di vista dello sport. Abbiamo un tennis club, come ha detto il sindaco, che è un club veramente fantastico, unitamente a tutte le altre associazioni sportive che rendono vivo lo sport sul territorio di Finale Emilia. Qui ci sono dei ragazzini in gamba, ragazzini e ragazzine, che parteciperanno alla 24 ore e che adesso si presenteranno. Daniele, Matteo, Laura, Noemi. E sono tra i più bravi del circolo, quindi tengono alto alla bandiera del finale.